Io credo che non bisogna avere, non solo non bisogna avere paura del proprio passato, ma bisogna averne piena coscienza. È giusto essere trasparente rispetto alle proprie radici ed è legittimo fare ricorso anche ad esempi che vengono dal passato per motivare le scelte che si fanno oggi. Certo, non si può mettere in bocca a un defunto una frase che non ha detto, però ha senso confrontarsi con quello che chi è venuto prima di noi ha affermato e del quale filone culturale noi siamo parte. Io non credo che si possa costruire, non dico un futuro, ma neanche un decente presente, Senza memoria. rinnegando delle identità. E questo poi uno aggiorna le sue identità, anche perché quelli sono vissuti in un altro tempo, a condizioni diverse, e ogni operazione cerebrale di adattamento ovviamente è rischiosa. Però io non ho alcun imbarazzo rispetto alle figure culturali alle quali mi rifaccio e alle radici che vado a cercare magari di approfondire per il pensiero politico che professo. Quindi questo non mi imbarazza affatto guardare indietro. Certo non deve essere un alibi per non guardare all'oggi. E questo purtroppo, ed è la seconda cosa, è la caratteristica negativa di questa campagna referendaria così anticipata. Perché è vero che è un problema molto serio, ma proprio perché è un tema molto serio e mi piacerebbe poter entrare nel merito, aspettiamo un'altra settimana e lo facciamo, perché almeno il primo turno bisognava farlo con onestà, perché altrimenti è legittimo il sospetto di chi, come anche io stessa pensa, cioè, beh, Renzi sente la mala parata per le amministrative e comincia a distrarre la gente parlando di referendum.